Siamo con Ilaria Gianni, una delle curatrici di Regeneration, la mostra attualmente in corso al Macro Pelanda. Ilaria, buongiorno. Buongiorno. E qui vediamo artisti giovani e meno giovani, però visti quando erano giovani, esatto. Mi perdoni il gioco esatto. di parole. C'è in qualche maniera il tentativo di definire l'arte a Roma in questo momento e forse anche un confronto fra generazioni. Esatto, sì, Regeneration vuole agire proprio in questo modo. Roma in questo momento sta vivendo un momento di particolare vitalità e di particolare attenzione verso la cultura, e a nostro avviso insomma c'è uno sforzo da parte degli addetti al settore delle arti visive di portare avanti certi tipi di discorso, e abbiamo pensato dunque di voler mostrare al pubblico romano, ma anche a un pubblico più ampio, quello che sta avvenendo oggi a Roma. Quindi Regeneration è una fotografia dello stato delle arti visive oggi. E abbiamo pensato di mettere a confronto queste generazioni in un certo senso, non solo perché la generazione di certi artisti storici, almeno quelli che ne abbiamo pensato di scegliere per questa mostra, ha avuto una grande influenza nei linguaggi e nelle pratiche e nei discorsi insomma affrontati dai giovani artisti di oggi, ma perché gli artisti storici che abbiamo scelto, appunto Ontani, Boetti, Fabio Mauri, Barruchello, Pascali e Elisa Mattiacci hanno contribuito anche loro ecco, a una rigenerazione della città negli anni 70. Quindi sono due momenti di rigenerazione quello che vediamo qua, di rinascita culturale e di attenzione verso il contenuto. E degli artisti giovani? Gli artisti giovani, un qualche esempio, insomma, ce ne sono tanti da elencare, anche la nostra scelta è stata limitata a 32 per la mostra e 50, compreso il programma collaterale di screening e performance che porteremo avanti per la durata della mostra. E è un nostro punto di vista, ovviamente ce ne sono tanti altri che sarebbero altrettanto degni di essere inclusi in questa mostra. Se devo scegliere due o tre artisti, abbiamo qui dietro di noi per esempio Carlo Gabriele Fribbioli, un artista alle prime armi ma con un grande background culturale. Lui è laureato in filosofia e ha cominciato a praticare insomma a fare arte e a mostrare soprattutto insomma recentemente. È un lavoro molto complesso che riflette sulla monarchia marocchina, comunque la monarchia di Fez in generale, in questo caso particolare, e che sarà trasformato in un film. Vediamo qua la documentazione di questa storia che lui racconta, e questo tributo anche un po' violento ecco, che questo film alla monarchia, che questo film vuole narrare. Ovviamente abbiamo parlato di quest'opera perché solo ce l'abbiamo davanti, cioè non in perché realtà, vogliamo no, fare assolutamente, una, perché siamo qui scelta davanti, di, è difficile poter scegliere, di preferenza. Ci sono insomma artisti che lavorano con più media, abbiamo la scultura, abbiamo la fotografia, abbiamo il film, abbiamo la performance, il disegno, l'installazione, quindi ecco ci sono... Ilaria, ci uscendo sono un attimo cose. Dal ruolo ufficiale di sì. curatrice della mostra sì. e quindi dalla necessità sì. di dare risposte sì. politicamente corrette, esatto. ma dal suo punto di vista, l'arte a Roma oggi come sta? C'è vitalità? Secondo me, allora adesso sarò molto onesta, io sono tornata a Roma, io non vivevo a Roma prima, sono tornata qui con l'idea di voler fare qualcosa in questa città perché ci credo, perché credo che le persone attive a Roma siano estremamente interessanti, perché credo che Roma sia un terreno estremamente fertile, ancora fertile perlomeno, e possiamo davvero con la giusta qualità e impegno fare una grande differenza, e credo che la presenza di artisti stranieri e romani oggi su questo territorio porterà a un futuro molto più interessante. Quindi ottimismo del presente? Assolutamente sì, io sono un ottimista, credo moltissimo che certo tutto potrebbe essere fatto molto di più, se no se cominciamo a aprire il quaderno dei problemi ce ne sono tanti, però insomma se noi ci mettiamo tutti di buona lena a lavorare e ci rimbocchiamo le maniche, assolutamente si può fare tanto. Ilaria, grazie.